Da poco terminata quest'ultima partita di campionato, un finale di campionato deludente per il Bra. Iniziamo a parlare della partita di oggi. Avete provato a raggiungere un pareggio che è sfumato all'ultimo. La partita di oggi, per le dinamiche espresse, credo che non rispecchi il risultato. Certo che è un risultato che ci fa finire il campionato in questa maniera qua, però oggi credo che la squadra abbia provato in tutte le maniere a vincere la partita. Abbiamo giocato a una porta sola, due traverse, c'erano due rigori sul fallo di mano, poi è ovvio che condizioni psicologiche in cui siamo diventa difficile parlare di cose differenti, però non è la partita di oggi che mi ha deluso, l'atteggiamento è stato giusto, la squadra ha lavorato per vincerla e sicuramente abbiamo preso due ripartenze e due gol, quindi veramente questo è un difetto, però è una situazione, nella partita di oggi, è una situazione così di maledizione che non siamo riusciti a vincere questa partita sul nostro campo che da tanto tempo ci vede uscire sconfitti, però oggi cosa devo dire? La squadra, la partita l'ha fatta, abbiamo giocato a una porta sola, abbiamo preso due traverse, abbiamo tirato in porta un numero importanti di volte, abbiamo battuto angoli, c'erano due rigori, quindi non siamo stati passivi, non abbiamo fatto una partita così da ultima dell'anno per arrivare a congedarci, quindi oggi non credo che ci sia molto da imputare, se non i soliti difetti che ci portiamo da mesi dietro, cioè la squadra produce, ma non riesce a fare gol, siamo stati anche sfortunati perché le due traverse potevano cambiare sicuramente il risultato. Poi abbiamo queste due ripartenze per la forza di vincerla, però l'atteggiamento oggi non mi è dispiaciuto, mi dispiace il risultato. Ci sarà tempo per analizzare la stagione, ora che è finita da pochi minuti, come la riassume? È stato un anno complicato. È stato un anno complicato perché la squadra ha fatto molto bene, secondo me, fino a febbraio, dimostrando di avere dei valori. Una ventina di partite impreziosite anche da risultati prestigiosi, come la vittoria a Sesto San Giovanni, la vittoria a Como. Avevamo fatto bene in casa con Chieri in svantaggio, quindi la squadra viva che ha fatto un campionato più che positivo fino a fine febbraio. Poi siamo caduti in questo circolo vizioso dettato dal fatto, secondo me, che non c'erano più obiettivi e quindi la squadra non è più riuscita a dare continuità di risultati. Abbiamo fatto meglio fuori casa che in casa sicuramente e la partita di oggi è un po' il riassunto di quello che abbiamo visto, cioè una squadra che quando ha fatto la partita molte volte meritava molto di più di quello che ha portato a casa, perché comunque è una squadra che oggi ha lavorato per fare gol, ha creato diverse situazioni, ma sta palla non doveva entrare, quindi sicuramente una parte di demerito ce l'abbiamo, ma è stato un campionato diviso in due parti in maniera chiara. Ripeto, una prima parte molto positiva e una seconda parte sicuramente negativa. Il Bra ripartirà da Daidola. Questo bisogna chiederlo al direttore, al presidente, credo di sì, nel senso che stiamo parlando di come strutturare una squadra il prossimo anno per avere più spessore e non cadere in questi vuoti di atteggiamento che sono secondo me anche il frutto di una mentalità un po' collettiva, cioè, nel senso che secondo me noi dobbiamo andare a reclutare dei giocatori spiegando che la realtà Bra è una realtà ambiziosa, è una realtà che sta crescendo, è una realtà che vuole
ottenere dei risultati il prossimo anno sicuramente più prestigiosi e non deve essere solo il posto dove si viene a giocare, perché il Braia è rinomato per la sua serenità, per la sua solidità. E secondo me i risultati delle ultime 10 partite sono un po' il frutto di questo. Noi dobbiamo sottolineare e essere molto chiari con chi verrà qui, chiedendo un atteggiamento sportivo di un certo tipo, perché le ambizioni ci sono, perché saranno migliorate le strutture e perché il Presidente ha voglia di fare un campionato sicuramente più importante che ci tenga vivi fino alla fine. Questo secondo me dovrà essere sottolineato sia a chi si ferma e sia a quei giocatori che verranno a darci una mano, perché ovviamente ci saranno dei cambiamenti, perché è chiaro che sarà così, una mentalità diversa, più ambiziosa, con la volontà di arrivare sempre più in alto e non accontentarsi di quello che si è fatto, perché si sa che comunque Bra è una piazza fatta di gente, di persone serie, di persone che mantengono gli impegni, quindi chi viene qui deve apprezzare questo tipo di atteggiamento e nel contempo deve venire per fare 3 punti tutte le partite, tutte le domeniche, senza cadere in questo periodo che sicuramente è stato difficile, di apatia mentale, al netto della partita di oggi, che è stata una partita maledetta, perché la partita che se avessimo fatto 3 gol, 4, non c'era niente da dire, perché è stata fatta anche bene, però il contesto generale deve essere quello, la mentalità deve... Noi, tutti noi dobbiamo fare un passo in avanti, cioè non possiamo più essere solo quelli che siamo precisi e la famiglia Bra, puntuali nei pagamenti, solidi, ci sono delle ambizioni sportive che devono essere chiare, devono essere alla base del progetto.